Ciao a tutti ragazzi, nuovo video. Questa volta parliamo di un argomento che a me insomma mi preme molto, che è Roma. Allora, scusate la canotto, ma qua fa caldo. E questa serie di fumetti, diciamo, stile francese di Enrico Marini, edita da Panini Comics, 14,90€, intitolata Le Aquile di Roma. Allora, sono a 5, io sinceramente l'avevo presa pensando che finiva a 5, invece continua. Ho scritto, mi è capitato di scrivere in privato su Instagram proprio a Marini, chiedendo quando usciva il 6, mi ha detto all'incirca 2 anni, perché deve finire prima un altro lavoro. Questo è un prodotto veramente, veramente bello. Allora, prima di iniziare vi dico che comunque mi sto sempre di più appassionando a, insomma, al fumetto, insomma, francese, come formato, come alcune tecniche, disegno, eccetera, eccetera. Chiaramente quando si parla di antichi romani mi prende proprio sul cuore. E questo fumetto praticamente parla di due ragazzi, poi diventano adulti, Arminio e Marco. Marco è il figlio di un centurione romano che si è distinto molto in battaglia, in pensione, e invece Arminio è il figlio di un capo villaggio, tribù dei Germani, che praticamente sono stati sconfitti e doveva dare un figlio a Roma, all'imperatore, per, insomma, farlo crescere insieme ai romani come pegno di sottomissione. L'imperatore lo dà al papà di Marco, questo centurione, che insomma lo addestra, lo educa e diventano, insomma, quasi come fratelli. C'hanno delle vicissitudini, insomma, da giovani, e poi dopo, insomma, da adulti, da soldati che ricoprono delle cariche un po' importanti, vanno sul confine. E poi vedremo che magari Arminio, vedremo se rimarrà romano o se dentro quella sua indole da germanico tornerà fuori. Non vi sto qui a spoilerare. I disegni di Marini sono stupendi, stupendi. Veramente dei disegni che lo fa vedere qualche tavola. C'è anche insomma, lupanari, prostitute romane. Veramente bello, qui fanno i giochi, volevo far vedere qualche immagine di quando vanno, ecco qua, bordelli, prostitute, veramente, veramente dei bellissimi disegni raffigurati da Dio. Poi queste scene di sesso, insomma, un po' esplicito. Volevo far vedere questa tavola qui, che è del volume numero 5, che è una tavola che per me è, cioè, strepitosa. Faccio vedere, guardate che spettacolo, guardate che capolavoro, un capolavoro, capolavoro veramente. C'è anche, insomma, delle battaglie questo genere, insomma, guardate che roba, non voglio spoilerare troppo, spettacolo. Veramente, veramente una serie che merita, insomma, anche se vi piace, insomma, la storia di Roma, se vi piace, diciamo, stile fumetto francese, o stile di Marini, è veramente, veramente un fumetto da non perdere. Io mi sto veramente appassionando sempre più a questo stile fumetto franco-belga e sono molto, molto contento. Non sono tanto contento perché alla fine sono albi fini da 66 pagine che paghi 14-15 euro, e io preferito pagarli qualcosa in meno, tipo i 9 euro che esce il cartonato alla francese di Tex, che anche quello voglio recuperare tutti e prendere il nuovo che uscirà. Però insomma ci sta, perché il lavoro è, insomma, è ben fatto. Magari se lo mettevano a 12, a 10, ero ancora più contento. Però è veramente un bel fumetto, una bella storia, è fatta bene, e che dire, ve lo consiglio veramente, veramente tanto, veramente, veramente tanto.
Ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti e i vecchi. Se non siete ancora iscritti, se volete iscrivetevi, attivate la campanella, mettete un like, fate come volete. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!